Biden dichiara 100% di energia pulita ed emissioni zero entro il 2050. I ministri dell'Unione Europea stanno lavorando ad un accordo per rendere obbligatorio il target di emissioni zero entro il 2050. La Cina si impegna di diventare neutrale sul piano di emissioni di CO2 entro il 2060. E nel 2019 il Regno Unito è stato il primo paese ad approvare una legge sulle emissioni zero. Indovinate un po' quale sarà il megatrend del futuro di cui parleremo in questo video? Lo scopriamo tra poco. Via! Eccoci qui ragazzi, benvenuti nel video di oggi dove vi parlerò di uno dei mega trend possibili del futuro all'interno del quale potrebbero piovere uno spataffio di miliardi di dollari, di euro, di quello che vi pare, perché è un tema molto molto caldo che sta attirando sempre di più l'attenzione di tantissimi paesi di tutto il mondo. Di quale mega trend sto parlando? Sto parlando del mega trend delle energie pulite, dell'energia pulita. Nel dettaglio in questo video ci concentreremo sul tema dell'idrogeno, che anche questo è un tema molto caldo, quindi volevo parlarvene, e poi alla fine del video vi parlerò di tre ETF con i quali è possibile esporsi in questo settore. Prima però è necessario comprendere bene come funziona questo settore, che cosa sta succedendo, quali sono i numeri che ci sono e le attese, le prospettive dei prossimi anni, perché è inutile che andiamo ad investire in qualcosa che non conosciamo, perché finiremo per impaurirci alla prima cosa che non va, al primo starnuto del mercato, e uscire, scappare via in perdita a gambe levate. Prima di tutto la conoscenza. La conoscenza è l'unica cosa che ci rende liberi davvero, quindi informiamoci bene. Cerchiamo di vedere quindi qualche dato, qualche numero, così almeno possiamo investire più consapevolmente. A proposito di conoscenza, se sei un investitore, ti piace investire, ti piacciono gli ETF, qui sotto in descrizione ti metto il link a due nostri corsi su una strategia PAC da fare su ETF e su come si investe responsabilmente in ETF. Perché va bene che gli ETF sono gli strumenti finanziari più efficienti del mondo in questo momento, ma non è lo strumento finanziario in sé per sé che vi farà guadagnare nel lungo termine, ma è come voi utilizzate quello strumento finanziario che determinerà i vostri risultati. Se utilizzate un ETF nella maniera sbagliata, finirete per perdere un casino di soldi. E dato che a voi i soldi non ve li ha regalati nessuno, o almeno spero, e anche se ve li hanno regalati qualcuno prima di voi se li è sudati, con tanti sacrifici e tante rinunce, allora, perché regalarli al mercato? Perché gettarli via sul mercato? Studiate, informatevi bene. Qui sotto in descrizione quindi vi metto due corsi con la garanzia soddisfatto o rimborsato. Se vi piacciono, bene, altrimenti avete 30 giorni per chiedere il rimborso. Così praticamente non rischiate niente, il rischio ce lo prendiamo tutto quanto noi. Ma sono sicuro che ne rimarrete soddisfatti, così come sono rimasti soddisfatti i migliaia e migliaia di studenti che hanno già fatto i nostri percorsi. Provare per credere. Ok ragazzi, addentriamoci adesso nel mondo dell'idrogeno. Adesso chiedo subito scusa per gli esperti del settore dell'idrogeno, per i chimici, per i fisici, perché io non sono né un chimico né un fisico, quindi cercherò di spiegarlo nel modo più semplice possibile, anche magari grossolano, però per capire a grandi linee come funziona l'idrogeno e perché può essere importante nei prossimi anni. Diciamo subito che l'idrogeno in sé per sé non può essere considerato una forma di energia pulita. Perché? Perché se per produrlo utilizziamo ad esempio il carbone o comunque fonti di energia sporca, anche l'idrogeno va considerato come energia sporca, ma se per produrlo utilizziamo energia pulita, allora anche l'idrogeno può essere considerato una fonte di energia pulita. Infatti per produrre l'idrogeno c'è bisogno di energia elettrica che possiamo produrre a partire dal sole, a partire dal vento, a partire dal carbone. Se eliminiamo il carbone, allora l'idrogeno può essere considerato energia pulita. Come si produce l'idrogeno? Spero di non dire fesserie, ragazzi, perdonatemi. Si produce a partire dall'elettrolisi. Prendi l'acqua, prendi la corrente elettrica e fai l'elettrolisi, detta proprio in maniera becera. Chimici all'ascolto, perdonatemi, vi chiedo perdono, ho bisogno di un corso di chimica, va bene. Comunque l'idrogeno dopo essere prodotto deve essere prima accumulato e poi distribuito. Ma la domanda è: distribuito dove? Dunque può essere utilizzato ad esempio nel processo di cracking a vapore per la produzione di carbone, petrolio e gas, che di pulito hanno ben poco, ma va bene, può essere utilizzato effettivamente anche per quello. Oppure può essere utilizzato sicuramente
più interessante, nelle case residenziali come fonte di energia e riscaldamento. Ma non finisce qui, perché può essere utilizzato nei processi industriali e anche, attenzione, come fonte di energia per il trasporto, quindi per gli autobus oppure per le macchine. Esatto, infatti un'altra forma di trasporto pulito potrebbero essere le auto o gli autobus che vanno ad idrogeno. Eh già, invece di fare il pieno di benzina, fa il pieno di idrogeno. Questo comporta dei pro e dei contro, adesso non voglio entrare nel merito, nel dettaglio, ma comunque è una possibilità. Il quinto utilizzo che può essere fatto con questo idrogeno è quello di convertirlo in ammoniaca e destinarlo nell'industria agricola. Insomma, di utilizzi con questo idrogeno se ne possono fare davvero tanti. Vediamo adesso qualche numero, qualche dato che viene direttamente dalla Commissione Europea. Da qui al 2024, quindi insomma non troppo lontano, il 2024 è dietro l'angolo, verranno installati nell'Unione Europea almeno 6 gigawatt di elettrolizzatori di idrogeno rinnovabile per la produzione di almeno 1 milione di tonnellate di idrogeno rinnovabile. Per arrivare poi tra il 2025 e il 2030 all'installazione di 40 gigawatt di elettrolizzatori di idrogeno e la produzione di 10 tonnellate di questo idrogeno rinnovabile. E dopo il 2030, beh, qui stiamo già ragionando abbastanza lontano, però dovrebbe essere utilizzato proprio su larga scala in tutti i settori. Secondo una ricerca di Bank of America, da oggi al 2050 l'industria dell'idrogeno dovrebbe produrre 2.500 miliardi di introiti e 11.000 miliardi di infrastrutture. Cioè dovrebbe pioverci giusto qualche dollaro. Ora che abbiamo visto che questo settore, insomma, potrebbe essere un settore interessante, non è che lo sarà di sicuro, non è che investendoci ci facciamo sicuro i fantamiliardi, però visto che ci saranno miliardi e miliardi di investimenti anche a livello di paesi, beh, potrebbe attirare l'attenzione di tanti investitori e investendoci nelle aziende che sono coinvolte in questo settore si potrebbero fare buoni affari. Potrebbero, attenzione, non è certo, mi raccomando. Allora l'idea a questo punto potrebbe essere quella di andare a selezionare le migliori aziende che sono coinvolte direttamente in questo settore, ma selezionare le singole aziende può essere difficile per l'investitore privato piccolino che non sa da che parte cominciare. E allora qual è la possibilità migliore per esporci in questo settore? Ovviamente sono gli ETF. Esatto, esistono infatti degli ETF che acquistano al loro interno soltanto aziende coinvolte direttamente in questo settore. In questo modo ci semplifichiamo la vita e attraverso la diversificazione riduciamo anche il rischio. Ho selezionato quindi per voi 3 ETF coinvolti direttamente in questo settore. 2 sono strettamente legati al settore dell'idrogeno, 1 invece è più largo e coinvolge l'energia pulita, la clean energy. L'ho utilizzato un po' come punto di riferimento per fare poi delle riflessioni che vedremo però nel prossimo video. Adesso vi faccio vedere i 3 ETF, poi li approfondiremo nel prossimo video, perché altrimenti questo video dura 7 giorni e mezzo e è un po' troppo. I 3 ETF sono: il primo LNG Hydrogen Economy, il secondo VanEck Hydrogen Economy e il terzo LNG Clean Energy. Ovviamente, lo dico per i più scettici, non abbiamo preso soldi per fare questo video. Esatto, non abbiamo bisogno di far marchette per andare avanti, quindi fatevene una ragione. Li abbiamo selezionati perché ad oggi sono gli unici, soprattutto quelli sull'idrogeno. Sulla Clean Energy ce ne sono anche altri, però ho deciso di prendere l'LNG. In altri video abbiamo parlato delle shares, adesso vi ho fatto vedere l'LNG. Bene ragazzi, adesso che abbiamo visto quali sono questi 3 ETF, quindi promessa mantenuta all'inizio del video, poi li approfondiamo nel prossimo video, quindi lo dividiamo in 2 parti. Se è appena uscito ovviamente dovrai aspettare un paio di giorni, se invece è già uscito puoi andarlo a vedere direttamente andando avanti. Siamo arrivati alla fine di questo video, io vi ringrazio per l'attenzione, fatemi sapere se vi è piaciuto oppure no cliccando sul tasto col pollicione all'insù. Qui sotto nei commenti scrivimi che cosa ne pensi di questo macro trend, se ci sono altri macro trend che ti piacerebbe vedere analizzati nei prossimi video, e fammi sapere anche che ne pensi di questa rubrica qui. Condividilo anche con i tuoi amici perché potrebbero non sapere tutte le informazioni che ti ho appena condiviso, e iscriviti al canale cliccando sul tasto iscriviti, così non ti perderai il prossimo video e tutti quelli che usciranno dopo, super interessanti per trader ed investitori. Noi ci vediamo alla prossima, ciao!